Bentornati al canale. Oggi, in vista di questa console qua, che devo pulire, devo fare manutenzione, va bene? Farò un video tutorial, ok? Video tutorial per pulire la vostra console. Se volete fare manutenzione alla console, va bene? Pulire dalla polvere, sistemare metallo liquido o cose del genere. Proseguirò con il video facendo nessun taglio, quindi sarà un video integrale, nessuna parte accelerata, sarà un video 1 a 1, ok? Velocità effettiva di lavoro è quella che vedrete. Sarà un video lungo, ma probabilmente potrà essere molto utile per molte persone. Quindi, se la vostra console soffre di surriscaldamento, vi mostra l'avviso che la console si sta surriscaldando, oppure la console si spegne, in maniera casuale, okay, durante giochi, per esempio PlayStation 5, okay, soprattutto PlayStation 5, magari è il momento di fare manutenzione alla propria console, va bene? Questa è una pratica che sulle PS5 consiglio vivamente, se non obbligatoriamente, da fare ogni anno. Va bene, nessuno lo dice, nessuno lo scrive, ma è una cosa da fare ogni anno. Tutti i dispositivi che producono calore devono fare manutenzione, ok? Come una macchina, va bene? Voi la portate ogni 2 anni a fare la revisione per essere controllata in tutto e per tutto. Idem si fa per le console, devono essere portate da personale specializzato se non siete in grado di farlo voi, oppure tramite questo video tutorial seguite passo passo per andare a fare manutenzione in totale autonomia, sperando senza dover danneggiare nulla. Io comunque non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danneggiamenti che procurate alla vostra console. Questo è comunque un video tutorial, ma la console è nelle vostre mani, siete voi i responsabili. Va bene, procediamo con la dimostrazione e il tutorial. Molto bene, ragazzi, molto bene. Allora, direi che prendo questa console e ci faccio un video tutorial a questo punto, per farvi vedere come aprire una PlayStation 5, ok, e fargli un po' di manutenzione, va bene? E almeno dalla polvere, ok? Le console devono essere tenute pulite. Come si tengono pulite? Allora, meglio se si fanno pulizie tipo una volta ogni 6 mesi, tipo dalla polvere, a metà stagioni. Pulizie primaverili, pulizie autunnali. Si prende la console, si smontano i pannelli. Come si smontano i pannelli? Adesso ve lo faccio vedere subito. Allora, i pannelli. Mamma mia, come riflette male. Aspettate che è un tantino meglio. Ok, allora c'è troppo bianco, la telecamera non funziona molto bene con troppo bianco, non ha un autobilanciamento adeguato. Comunque, allora aprire i coperchi. Come si fa ad aprire i coperchi? Per aprire i coperchi bisogna, con il lettore rivolto verso di noi e in posizione superiore, quindi la console risulta sottosopra, va bene? Si va a prendere questo angolo qua in alto a sinistra, ok? Si alza l'angolo, ok? Qui sotto ci sono due specie di perni, ok? Che si incastrano all'interno della scocca, ok? Bisogna alzare questo angolo in modo che i due perni siano al di fuori del loro posto e gli si dà dei piccoli colpetti, ok? Si può tenere qua con la mano. Non serve tanto, non serve che andate a tirare o chissà che cosa. E l'autofocus sta impazzendo. Ok? In questa maniera si toglie la placca. Vedete questi due punti? Si incastrano qui. Questi sono i due buchi. Si alzano e lei scivola via. Ok? Quella posteriore, idem, uguale. Però a quel punto avrete questo angolo qui, ok? Quello con il logo PlayStation, ok? Avete il logo qua, dovrete alzare questo, ok? E dare un colpetto. Rimettiamo la polvere al suo posto. Molto bene. Allora, arrivati a questo punto, se avete un piccolo aspirapolvere o qualcosa del genere, magari in queste condizioni qua lo consiglio, almeno gli si dà una piccola aspirata generale, perché o potete portare fuori la console e dargli una passata con
una bomboletta di aria compressa o con il compressore o semplicemente soffiate via a mano, ok? Con eventualmente con una spazzolina, ok? Un pennello, tipo questi qua, vi date una passatina fuori di casa. Dopodiché si può procedere. Intanto faccio questa operazione qua, io pulisco e poi vi faccio vedere cos'altro si può fare. Ecco, la polvere è sparita. È stato soffiato un pochino. Allora, dopodiché, qual è il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio è staccare questa griglia qua. Ok? Si viene qui al centro e si alza di forza. Ok? Può essere un po' duro. Va bene? Si alza e si toglie. Attenzione perché ha un perno di qua e un perno di qua che si infilano sugli angoli, ok? Se andate a tirare, fate attenzione perché potrebbero saltare via. Molto bene. Adesso, cosa facciamo? Stacchiamo la copertura della ventola. Ok? Eventualmente si può pulire anche questo. Io lo faccio in questa maniera. Prendo un cotton fioc, prendo l'alcol isopropilico, ok? Bagno la zona e velocemente, senza fare chissà quali strani movimenti, pulisco dalla polvere. È una cosa mia, potete anche evitare di farlo, non cambia moltissimo. Ma in questo modo, sempre tenere bagnato il cotton fioc, altrimenti si attaccano tutti i pelucchi all'adesivo della placca qua, della copertura plastica, che ha il biadesivo. Quindi se il cotton fioc è asciutto, si attaccano tutti i pelucchi. Ecco, almeno è più pulito, ok? Non ha residui di polvere. Molto bene. Dopodiché vi serve un cacciavite Torx di sicurezza, ok? I Torx di sicurezza sono quelli che hanno il buco, ok? Al centro. Non potete aprirli con un normale Torx, ok? Questi sono i Torx di sicurezza e vi serve il Torx numero 8, ok? No, questo è il 10. Dove sei? Questo è il 9. Eccolo qua, questo è il Torx di sicurezza numero 8, ok? E un cacciavite a croce, va bene? L'unica vite a croce dell'intera console è questa qua, dello slot SSD. Togliete la vite, marchiatevi, ok? Fatevi le foto. Una cosa molto utile è fare le foto di dove va qualsiasi cosa, qualsiasi vite. Prendetevi anche, che ne so, un foglio, ok? Un foglio qualsiasi, va bene? E vi prendete nota di qualsiasi riferimento di vite, ok? Per esempio, andate a staccare questa vite, ok? E la mettete qui, va bene? Con lo scotch, così tiene ferma. Poi anche qua sotto, e la mettete qua, in riferimento ad ogni singola posizione, così avete le cose fatte bene, ok? Se è la prima volta che andate a smontare una console, io intanto vado a smontare. La posizione delle viti le conosco tutte a memoria, quindi per me non è un problema. Dovete fare attenzione alla posizione delle viti perché ci sono viti diverse sull'intera console. Scusate, che hanno uno scopo preciso. Mischiare le viti, ok? Non va bene. Una vite non può andare nel posto di un'altra, perché altrimenti potenzialmente che cosa succede? Potreste andare a bucare letteralmente la scheda, ok? All'interno della console. Le viti hanno un'altezza, una forma e un filetto diverso, specifico per ogni singolo posto. Ok?
Quindi fate attenzione, non lo dirò mai abbastanza. Se volete imparare a smontarvi le cose, prestate molta attenzione, fate le cose lentamente, osservando molto bene com'è fatta la vite. Potete anche fare così: smontate una vite, la guardate molto attentamente, ok? E vi ricordate, questa è questa fatta in questo modo e va qui, quella è fatta in quel modo e va lì, ok? Andiamo quindi a smontare la griglia. Della ventola, ecco qui, viene via. Adesso la parte più cruciale dove tutti quanti sbagliano, perché arrivano decine e decine di console in tutto il mondo a tutti i tecnici con il connettore della ventola strappato dalla scheda. Aspettate che tolgo il sigillo di garanzia. Perfetto. Io faccio in questa maniera qua, ok? Prestate attenzione. Prendo la ventola, ok? La estraggo. Vedete? I fili sono venuti fuori da soli. Potete eventualmente aiutarvi con le dita. Dopodiché io prendo i fili, letteralmente prendo i fili. Non c'è bisogno di aver paura a dire, ma si tirano i fili. No, ragazzi, non credetemi. I fili sono abbastanza robusti da resistere alla questione. Non servono pinze, ok? Non servono quelle più grandi anche per andare a prendere il connettore. No, non fatelo. Prendete qui, andate a destra e sinistra, tirando leggermente il connettore. Vedete? Lui viene via e questo rimane sulla scheda. Va bene? Quindi, ripetiamo. Prendete i fili. Ok, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Avviciniamoci. Ok, voi avete la ventola in mano, in questo modo vi dà l'accesso ai fili, va bene? Quindi prendete i fili, tirate verso l'alto facendo questo movimento. Piano piano il connettore viene su, ok, e si stacca la ventola senza nessun danno. Ok? È normale vedere e sentire per la prima volta molta resistenza, perché se la console non è mai stata aperta, il connettore è ancora nuovo, ok? E ci sono delle clip di sicurezza qui ai lati. Vediamo se, zoomando, riesco a farvelo vedere. Forse no. C'è bisogno, eccole lì. Di uno sfondo un po' più scuro. Vedete questi piccoli puntini? Questi piccoli rigonfiamenti sulla plastica? Ce n'è uno anche da quest'altro lato qui. Eccolo qui. Questi qui sono ancora belli nuovi, ok? E questi vanno ad incastrarsi all'interno di quei due fori lì. Questo e questo. Quindi, al primo distaccamento, cosa succede? Questi due perni qua, che ci sono, a destra e a sinistra, si rovineranno. Ok? E quindi dopo ogni utilizzo dentro e fuori, ogni inserimento e distaccamento di questo connettore, si rovineranno sempre di più. E quindi sarà molto più facile, darà molta meno resistenza, ok? A togliere la ventola. E quindi sarà sempre più sicuro. Eventualmente, se volete, potete anche prendere un taglierino, ok, una lametta o qualsiasi cosa, e andare a toglierli direttamente. Si prende e si taglia via, ok? Questo non comporterà nessun problema al connettore. Non è che si distacca durante l'uso o altro, una volta che è inserito, però vi permetterà di proprio tirare con un piccolo colpettino, non serve proprio neanche più fare a destra e a sinistra, viene via molto più facilmente. Ecco, anche qua eventualmente voi prendete i fili, ok? Li tirate fuori dal loro alloggiamento qua, ok? Tenete i fili e anche qua, destra e sinistra, e viene via.
destra, sinistra e viene via. Molto facile. Così non si rovina nulla. Molto bene. Manca l'ultima vite. Togliamo l'ultima vite. Bene. Adesso siamo pronti per aprire la scocca superiore. Allora, io come faccio? Prendo un dito, inserisco da qua, alzo, ci saranno delle clip di qua, bisognerà fare un po' di gioco per fare in modo che, ecco, vedete queste qui, 1, 2, 3 e 4, si incastrano lì e bisognerà fare un attimo di fatica, eccetera. Dopo, qui c'è un'altra cosa anche, ok? C'è questa specie di spugnetta metallica, ok, conduttiva. E questa spugnetta metallica conduttiva va inserita qui, ok? È normale perderla, va bene? È normale che appena aprite questa se ne vada in giro, ok? E la perdete. Non è una grossa perdita, ma questo cosa comporta? Adesso ve lo mostro subito, che nel momento in cui andate a inserire il vostro, la vostra copertura, ok, qui c'è la linguetta e va all'interno, ok, è possibile che questa linguetta qua balli un po', ok, sia un po' traballante, e quindi durante l'uso con il gioco, visto che è vicino al lettore, il lettore produce vibrazioni e quindi potreste sentire il rumore. Se invece vedete che c'è la linguetta che viene qua, se invece è presente questa spugnetta qui, le vibrazioni vengono attutite, ok, e quindi la copertura non vibra e non vi farà sentire rumori strani, d'accordo? Questa è una cosa che ho notato. Alcune console lo fa, altre no, ma dipende, è sempre meglio tenersele queste quando possibile. Fare attenzione che non si perdano in giro. Ok, allora questa adesso è solo una copertura di plastica e va direttamente a lavaggio. Acqua e sapone, molto semplice. Se avete eventualmente console che hanno odore di fumo perché nella stanza fumate, eccetera, io consiglio sempre non fumate quando nella stanza c'è la console accesa, il fumo, o anche quando comunque c'è la console nella stanza. Non fumate nella stessa stanza della console, perché la nicotina e il catrame si attacca all'interno della console ed è un casino toglierla, ok? Acqua e sapone possono non bastare. Comunque, gli si dà una bella passata, acqua e sapone, un pennellino, si sparge bene dappertutto e si lava. Così avrete la console perfettamente pulita. Idem per le placche, uguale. Acqua, sapone e ogni sporco e sporcizia se ne va via. Allora, qua che cosa possiamo fare? Qua dobbiamo staccare il lettore, ok? Per staccare il lettore si fa in questa maniera qua. Abbiamo il connettore flat. Il connettore flat è attaccato qui, su quest'altro connettore, va bene? Questo connettore è fatto apposta per premere in giù la linguetta metallica. Avviciniamoci. Ok? C'è questa linguetta metallica qua, va bene? Si preme. È fatta apposta per premere, non bisogna tirare in fuori, non bisogna tirare in su, eccetera. Si preme soltanto in giù e il cavetto piano piano viene via, va bene? Per inserirlo di nuovo non serve premere, dovete spingere il cavetto flat finché non sentite click. Spero si sia sentito, ma io ho sentito click e avete visto che il metallo fa una piccola, vedete, si mette in posizione, va giù da solo e poi pic, viene su, va bene? Quindi stacchiamo il connettore da qua, stacchiamo il cavetto da qui e lo stacchiamo anche da quest'altro lato qua. Non serve andare a togliere l'adesivo che c'è sta qua sopra, potete anche lasciarlo lì, non dà nessun fastidio, anzi così evitate di perdervi il cavetto. Molto bene. Ora il lettore è staccato e potete rimuoverlo, va bene? E come sempre andate fuori, gli date una spazzolata, non è necessario aprirlo se non ci sono problemi,
Ok, la polvere generalmente sta molto fuori e non dentro. È abbastanza sigillato bene per evitare che la polvere ci finisca anche dentro. Ok? Anche perché poi, se andate ad aprire il lettore, ci possono essere seri problemi. E poi magari la meccanica del lettore viene posizionata male, il disco non entra più o si sentono rumori strani, quindi non andate a toccarlo. Allora, poi andiamo a togliere le ventole. Togliere le ventole, sì, le antenne. È un po' un lavoro così, con il dito, finché non si sente il click. Andateci cauti, perché questi qua, se no, si strappano. Piano piano, non serve avere fretta. Li sollevate, li girate, fate un po' qualche movimento strano, finché questi qua si staccano e vengono via. Ok? Non serve la forza. Non usare la forza. Al contrario. Va bene? Dopo qui eventualmente potete anche strappare. Io preferisco fare così, piano piano. E questi se ne vengono fuori da soli. Ecco, fate attenzione alle antenne, perché basta poco le strappate, ok? Molto bene. Adesso qua cosa si deve fare? Questo qua, questo è il cavettino per la luce, ok? Si stacca quello ed eventualmente potete anche farlo passare al di sotto, ok? Vedete? Lo tirate piano piano, lo fate passare sotto. A me piace fare così. Eventualmente voi potete prendere, non tirate questo, perché questi si possono strappare anche questi prima del nastrino di carta. Eventualmente voi potete venire qua con una pinzetta e togliere il cavetto piuttosto, ok? Fare in questa maniera qua. Anche questo fate attenzione, ok, a dove era posizionato. E adesso ve lo mostro anche perché tanti arrivano magari e non fa la luce. Come mai non fa la luce? Adesso ve lo mostro. Perché purtroppo all'interno viene messo in maniera male. Ok? Come viene messo? Questa è la sua posizione. Vedete? Passa lungo la parete della ventola, non qua sopra. Questo è un buco per la vite della ventola. Alcune volte io ho visto che il cavetto è stato fatto passare qua sopra inavvertitamente, ok? Poi arriva con la vite e si buca attraverso, ok? E quindi il cavetto si rompe. Deve passare al di qua del buco, va bene? Vedete che ci sono due piccoli sostegni qua, uno in mezzo, ok? E poi lo andate ad attaccare con del nastro se avete strappato. Altrimenti potete benissimo andare a prendere e infilarcelo sotto di nuovo. Ok? Molto bene. Quindi adesso questo è tolto. Mettetelo da parte in modo che non disturbi. Ok? Eventualmente volete appiccicarci un po' di nastro in giro, eccetera, perché questo salta via. Vedete? Non rimane in posizione. Potete anche farlo, non è nessun problema. Ok, ora torniamo sulla console. Va bene. Allora, se non volete aprire la scheda, potete anche non farlo, ok? Vi servirà lo stesso aprire almeno la copertura metallica per fare quello che serve, va bene? Perché dovremmo andare a distaccare questo cavetto qua, che purtroppo l'hanno messo qua sotto. Se avessero fatto l'apertura tranquilla qua, si sarebbe potuto staccare tranquillamente, facendo rimanere completamente tutto chiuso, sigillato, senza nessun problema, perché qua sotto di polvere io non ne troverò mai, perché è tutto sigillato attorno, ok? La polvere sta all'esterno, ma non qui sotto.
ma si può comunque fare in alternativa. Se non vi sentite adeguati ad aprire la scheda, ok, perché al di sotto della scheda, qua sopra il processore, c'è il metallo liquido. Il metallo liquido è pericoloso, non per la salute, ma è pericoloso per la console. Se per caso, per puro caso, staccate la scheda in uno strano modo, il metallo liquido può scivolare, può schizzare in giro per la scheda e causarvi dopo grossissimi problemi, ok? La console potrebbe non accendersi più a quel punto, perché il metallo liquido è elettricamente conduttivo, ok? E se si appoggia su qualsiasi componente diventa un filo, ok? Un filo conduttore, e trasporta corrente dove non deve, mette in cortocircuito cose che non deve, va bene? Ok, quindi procediamo. Allora, arrivati a questo punto potete lo stesso prendere, come adesso farò io, e dargli ancora una passata, così in modo da non avere troppa polvere sul tavolo dove state lavorando, insomma, ok? Quindi, gli do una passata un attimo e torno subito, ok? Rieccoci. Allora, una volta che avete spolverato il più grosso, ok, possiamo procedere al resto dell'apertura, ok? Per farlo andiamo a staccare tutte le viti che troviamo sul metallo, ok? È la prima volta che lo fate? Segnatevi, ok? Con un pennarello, un indelebile, va bene qualsiasi cosa. Vi segnate ogni punto dove andava una vite, con un puntino, una freccetta, una lineetta, qualsiasi cosa volete, ok? Perché ci sono posti dove le viti non devono andare, idem uguale. Si può eventualmente anche fare in questa maniera, ok? Adesso vi mostro. Allora, ad esempio qui, ok? Qui noi abbiamo una e due viti, ok? In origine. Qua, sebbene sembra identico, non serve la vite, ok? Da cosa lo capisco? Vedete, qua è più visibile, ok? Vedete che c'ha delle specie di trattini a fianco al buco? Qui invece non ce li ha, ok? Sony ha indicato queste posizioni qua come da non mettere le viti in questo modo. Quindi dove vedete il segno sul metallo, non è da mettere la vite, perché servono per altri scopi, ok? Tipo le viti della scocca esterna ci passano attraverso, ok? Per andare dall'altra parte della scocca e avvitarsi dall'altra parte, ad esempio, ok? Quindi non servono viti lì. Quindi non serve una vite qua, non serve una vite qua, e lungo tutto questo perimetro potrete trovare punti dove ci sono questi, ok? Dove invece c'è la vite, adesso andiamo a staccarla, a svitarla. Vedete? Qui non ci sono segni, ok? Quindi qua ci va la vite. Ma in ogni caso consiglio lo stesso, prendete un pennarello, appena avete staccato la vite gli fate un segno, ok? Così ricordate che qui andava la vite. Va bene. Ok, stacchiamo tutte le viti. Le viti, per esempio, che vedete come qua, qua c'è una vite segnata da una freccetta sulla scheda. Non serve se non volete togliere la scheda, ok? Se non volete aprire completamente anche la scheda, come anche qua, in questo angolino qua. Una e due viti qua, non serve toglierle, bastano solo quelle sul metallo, sulla placca di alluminio.
In questo punto qua c'è una vite nera, ok? Ricordatevelo, è una vite speciale che serve a tenere la scheda ferma sulla scocca, ok? Ricordatevi, mettetela da parte, ok? Segnatevi, prendete lo stesso un foglietto, la appiccicate e scrivete vite per metallo, roba del genere qua, vite placca metallica interno console, non lo so, scrivete quello che volete e ve la mettete da parte, ok? Perché questa va solo qui, da non confondere con le viti nere che stavano sopra sulla scocca. Molto bene, adesso tutte le viti necessarie a staccare la placca sono state tolte e non vi resta che andare a togliere la placca, ok? Io la alzo da questo lato qua, vedete che si alza più facilmente, farà molta resistenza perché ci sono tutti i pad termici, ok? Il pongo termico che è attaccato a tutti i componenti e vi darà parecchia resistenza, ma non c'è da aver paura, ok? Qua potete tirare. Ok, non c'è nessunissimo problema, potete tirare tranquillamente, tanto non è che si staccano componenti, sono belli ancorati sulla scheda e quindi non avete nessun problema. Ecco, come voleva si dimostrare, qui sotto non c'è l'ombra di un granello di polvere, ok? È tutto pulitissimo, però purtroppo bisogna andare a togliere questa placca qua per togliere questo cavetto, almeno, ok? Quindi adesso potete fare in questa maniera. Volete togliere la scheda e andarvi a sistemare il metallo liquido? Potete farlo. Solo le persone esperte però, eh? Mi raccomando. Io non mi prendo nessuna responsabilità se le vostre console... Avete aperto la console, avete sparso metallo liquido ovunque perché non sapete come maneggiarlo e la console non si accende, va bene? Se non siete in grado o se non ve la sentite di maneggiare metallo liquido... portatemela piuttosto, mandatemela, ve lo faccio io, non ho nessunissimo problema. E perché si può smontare una console? Perché magari soffre di problemi di surriscaldamento, ok? Si spegne improvvisamente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un'ora che state giocando, si spegne, ok? Questo è un sintomo di surriscaldamento, ok? Se avete la ventola tappata di polvere come era questa, perché c'aveva tutta la griglia, ok? Vedete anche un po' c'è là, però era tutta completamente piena di polvere, ok? Potrebbe essere sufficiente, ma se ci sono problemi anche sotto il metallo liquido, che più avanti nel video ve lo farò vedere, se ci sono problemi anche qua sotto, potrebbe essere necessario aprire la scheda, ok? Se non ve la sentite, non fatelo, portatela da qualcuno che lo sappia fare, un centro di riparazioni, o a me, ok? Io sono qui apposta, potete mandarmi la console a sistemare il metallo liquido, va bene? Accetto spedizioni, non c'è nessun problema, potete fare tranquillamente la richiesta tramite il sito internet. Accedete al sito internet, ci sono i link sotto nella descrizione, mi prenotate la riparazione per problemi di surriscaldamento, mi mandate la console o me la portate e io ci penso io, va bene? E ci penso io. Ok, allora stessa cosa, qui è lo stesso identico tipologia di connettore per quelli del lettore, va bene? C'è la linguetta. Si preme giù la linguetta, ok? Qui c'è anche una,
una linguetta di plastica che aiuta per tirare il cavo, va bene? Si tira il cavo e questo viene via. Poi si toglie questo cavetto, che è quello per i pulsanti frontali. Ok, si toglie il cavetto. Bene. Adesso la scheda è quasi pronta ad uscire. Cioè l'intero blocco è quasi pronto ad uscire. Ok? Adesso non resta che girare la console e togliere questa placca, a meno che non l'avete già fatto. Ok? Di nuovo, logo PlayStation si alza, si danno dei piccoli colpetti finché non sentite che la placca si può togliere. Va bene? Ecco. Bene, arrivato a questo punto, vedete, ci sono ancora grumi di polvere incredibili. Togliamoli via. Ok, anche questa griglia, se volete, si può staccare alla stessa maniera. Si toglie partendo da qua, quindi si prende e si solleva da qua. Ok? E questa se ne viene via. Così avrete la possibilità di pulire anche qua sotto, perché la polvere lo stesso ci finisce anche sotto. O durante il lavaggio, poi si asciuga meglio. Carino quando la polvere si attacca e togliete la placca e rimane il logo della PlayStation con la polvere. Allora, qua cosa si fa? Qui. Ci sono due viti, anche queste sono specifiche per il posto, va bene? Non devono essere mischiate con altre. C'è una vite qui, belle dure, possono essere dure come no, dipende. Ok? Anche queste hanno un filetto, una forma speciale, eccetera. Quindi non confondetele con le altre, mettetele da parte, scrivete che sono per questo lato. Ok? Adesso fatto questo, vedrete che la scocca vuole venire via. Ok? Ecco qua. Lei si alza e rimane tutto giù. Ok? Rimane alimentatore, rimane il blocco, eccetera. E potete eventualmente anche sostituire la batteria in questa maniera qua. È un po' per sostituire una batteria, sinceramente, smontare l'intera console è un po' da pazzi, però in questa maniera non serve neanche smontare la console, cioè la scheda dalla console, ok? Questo qui si può togliere, ok? Viene su, si solleva molto facilmente, ok? In questo modo potete pulirlo. E questa è tutta la scocca di plastica che potete lavare. Bene, arrivati a questo punto, che cosa si può fare? Arrivati a questo punto potete staccare l'alimentatore. Ok? Qua si solleva. I punti di contatto dell'alimentatore sono qui sotto, che vanno sulla scheda. Va bene? Eccoli qua. Questi sono i due punti di contatto che vanno all'interno dell'alimentatore. Voi potete prendere un cacciavite, ok? Infilarlo qua sotto e alzare l'alimentatore. Ok? In questo modo avete l'alimentatore diviso dalla scheda, senza mai toccare la scheda. Quindi adesso potete benissimo andare e pulire il vostro radiatore dalla polvere. Ok? La placca, tutto quanto. Andate fuori, prendete il compressore, vi date una bella sparata di aria con un pennello, eccetera. Qua ci sono i dissipatori che hanno un intercapedine un po' piccolo ed è difficile anche andarci in mezzo con una spazzolina, eccetera. Quindi il metodo migliore è l'aria compressa. Va bene? Adesso vado fuori e gli do una bella passata con l'aria, anch'io. E alimentatore idem. Qua ci sono i buchi di ventilazione, qui e poi qua ai lati. Ok? L'alimentatore
È bene pulire anche la console dalla polvere perché l'alimentatore, se si tappa dalla polvere, perché poi la polvere si appoggia tutta qui, ok? E se ne viene fuori da qua l'aria calda, ok? Perché la ventola, cosa succede? Allora, posizioniamo qui, ok? La ventola gira qui, ok? Quindi l'aria prende e se ne fa così, ok? Quindi prende e porta il calore dietro, dove ci sono tutti i cavi, va bene? Idem per l'alimentatore, ok? L'alimentatore prende, l'aria gli si spara dentro qua, gira per tutto l'alimentatore e poi esce da qua, va bene? Se si intasa di polvere, l'alimentatore produce molto calore, ok? Durante i giochi, perché chiaramente l'energia viene consumata molta energia e molta energia vuol dire anche molto calore che viene prodotto, ok? E anche l'alimentatore ha bisogno della sua ventilazione. Se qua viene tutto tappato di polvere, l'alimentatore rischia di surriscaldarsi, ok? E di farvi spegnere addirittura la console per problemi di surriscaldamento, ma non dovuto al processore, perché si surriscalda il processore, ma perché l'alimentatore ha dei sistemi interni di autoprotezione da surriscaldamento, ok? Che troncano, ok? L'alimentazione. Raggiunta una certa temperatura, anche loro dicono no, non possiamo funzionare oltre questa temperatura e si bloccano e fanno spegnere completamente tutta la console. Va bene? Oltre che a dare problemi a lungo termine di danneggiamento, se avete problemi che si spegne la console in un qualsiasi momento durante il gioco, portatela a fare manutenzione perché potrebbe avere problemi di questo tipo. E a continuare a usarla, dici ok, vabbè, mi dura mezz'ora, va bene, gioco mezz'ora e basta. Giochi per mezz'ora, per un mese intero, tutti i giorni, l'alimentatore soffre, 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 soffre. Poi va a finire che l'alimentatore si brucia. Ok, per problemi di surriscaldamento e non è solo una spesa di, che ne so, 40, 50, 60 euro, ma è una spesa di 100, 150, 200 euro perché gli alimentatori cari costano, ok? E si interviene appunto come questione di riparazione, perché si va a sostituire l'alimentatore, si deve fare manutenzione, roba del genere, quindi le spese aumentano, va bene? Ok. Vado a pulire e torno per andare a procedere poi sulla scheda per chi si sente più coraggioso. Ok, ora che è stata depolverizzata, ok, possiamo procedere con la scheda per chi se la sente. Ripeto, non mi ritengo responsabile se seguite questo video e non siete capaci a gestire il metallo liquido, va bene? Non si può usare pasta termica su queste console, solo metallo liquido, va bene? Molto bene. Allora, andiamo a staccare le ultime due viti qui, che tengono la scheda. Dopodiché andiamo a staccare quelle del processore. Piano piano. Non serve fare i lavori di fretta. Anche qui non serve. Fate attenzione perché a volte può essere difficile che viene su. Ok, e quindi vi si spezza. Piano, con cautela, non serve fare le cose di fretta. Ok, molto bene. Adesso siamo pronti per aprire la scheda. Allora, c'è sempre questo angolo qua, in alto a sinistra. Si prende l'angolo, si va al di sotto. Ok? Eventualmente potete aiutarvi con delle pinzette, ok? Tenete alto e ci infilate sotto delle pinzette. Ok, che vi tengono alta la scheda. Continuate. Lungo tutto il bordo. Perché adesso ci sono i pad termici, c'è il pongo termico che copre varie zone e che anche quello fa da ventosa, ok? E vi impedisce di alzare tutto in blocco la scheda. Ok, adesso è stata tolta. Ah, questa è una di quelle prime versioni. Ok,
la Day One, che ha questa cosa qua, che poi si sono accorti che non serviva a niente, ok? E quindi l'hanno tolta, basta. Quindi sarei tentato anch'io di toglierla perché tanto serve a poco. Ma la lascio perché comunque male non fa. È un gigantesco pad termico, ok? Che sicuramente una mano qualcosa dà, ok? Meglio di niente. La riposizioniamo se ce la... Ah no, è al contrario, la riposizioniamo se ce la facciamo. Ok. Questa qua credo l'abbiano messa per un discorso di prevenzione per questioni di metallo liquido. Hanno provato a mettere questa cosa qua per evitare appunto che ci fossero problemi futuri di metallo liquido, eccetera. Che magari erano prototipi alla fine, eh? E le case di produzione fanno sempre in questa maniera: mettono sul mercato appositamente perché in questa maniera fanno i test su larga scala, no? Siamo noi che facciamo i test, ok? Molto bene. Allora, situazione del metallo liquido, ottima. Questa qui è una console che ho visto dalla scocca, dalle placche bianche, ok? Magari è un po' più difficile da notare, ma si vede il segno della base, ok? Questa appoggiava in orizzontale, come è giusto che sia. Portate pazienza, ho una chiamata. Allora, si diceva, situazione del metallo liquido, ok? Ottima, perché la console è stata mantenuta in orizzontale, non in verticale. Il metallo liquido in questa maniera è rimasto disposto in orizzontale. Quindi, se noi teniamo, perché comunque metà è liquido, no? Lui se ne può andare in giro dove vuole. Se noi teniamo la scheda posizionata in verticale, il metallo liquido che cosa fa? Inevitabilmente lui tende ad andare verso il basso. Quindi tutto il metallo liquido si sposta verso il basso. E cosa si crea in questa maniera qua? Quando la console si accende, produce calore, ok? Nelle zone in cui c'è meno metallo liquido, oppure addirittura zero metallo liquido, si vengono a creare delle zone secche, ok? Che si ossidano molto facilmente anche, ok? Dopo magari un mese di utilizzo già comincia a crearsi la zona di ossidazione. La zona di ossidazione poi impedisce qualsiasi trasferimento o, per buona parte, ok, 80-90% impedisce il trasferimento di calore dal processore al dissipatore. Ok? Considerate invece che questa è stata appunto mantenuta in orizzontale, il metallo liquido è rimasto posizionato bene e quindi non ha creato punti secchi. Ma lo stesso, noi adesso prendiamo come maneggiare metallo liquido. Ok? Anzitutto è bene avere una siringa di metallo liquido in più, ok? Quindi se avete in programma di maneggiare PlayStation 5, andatevi a comprare un tubetto di metallo liquido, va bene? Per questioni di maneggiamento, allora serve un cotton fioc e l'alcol isopropilico, va bene? Si deve bagnare con l'alcol isopropilico il cotton fioc, va bene? Non serve che sia zuppo, ok? Però deve essere umido. E si va a raccogliere in questa maniera il metallo liquido. Lo potremmo definire idrofobico a questo punto, per effetto dell'alcol isopropilico, e quindi saremo in grado di raccoglierlo. Va bene? Raccoglierlo tutto in un'unica pallina. Molto bene. Ok, una volta fatto di qua, passiamo di qua. Fate attenzione. Non mettetevi fretta,
metallo liquido è una cosa pericolosa. Come già detto, se finisce sulla scheda o al di sotto della spugna, ok? Perché qua sulla spugna c'è un silicone adesivo, ok? Che impedisce al metallo liquido di riversarsi al di sotto del processore, va bene? Bisogna fare attenzione. Lo raccogliamo piano piano. Cerchiamo di raccoglierlo quanto più possibile. Molto bene. Adesso che abbiamo fatto le due palline, prendiamo la siringa di metallo liquido, ok, e aspiriamo. Io me ne sono creata una. Eventualmente potete farlo anche voi, ma se vi comprate il metallo liquido ne avete anche per le future manutenzioni. Il metallo liquido è riutilizzabile. Ecco, una volta aspirate le palline, vi lascerà i residui ossidati. Vedete che comunque, nonostante la console avesse il metallo liquido bello sparso bene, ci sono lo stesso dei punti ossidati, ok, che si sono venuti a creare. Il metallo liquido si è ossidato un pochino, ok? E questi residui devono essere tolti. Molto bene. Una volta fatto questo, giriamo pure il cotton fioc, ribagniamo con l'alcol isopropilico e gli diamo una passata. Puliamo. Ok? Molto bene. Per fare in modo che il metallo liquido aderisca anche bene, perché ci possono essere problemi di attaccamento, le superfici, adesso voi le vedete. Ok? In questo stato qua. Vedete che non è bella, non è lucida. Ok? Deve essere quanto più possibile a specchio. Va bene? Il metallo liquido si attacca solo se la superficie è pulita. Quindi non dobbiamo fare altro che continuare alcol isopropilico. E pulire la superficie. Grattare un pochino, grattare, cioè nel senso strofinare, ok, fino a che tutti questi residui non spariscono o almeno risultino poi essere un po' migliorati, insomma, ok? Vedete, adesso è un po' meglio, è un po' più a specchio rispetto a prima, ci sono pochi residui. Prendiamo un nuovo cotton fioc, ripetiamo finché non diventa bello pulito. Potrebbe volerci qualche cotton fioc. Ecco qua, bello scintillante, e per quanto possibile, c'è qualche punto che è rimasto e non vuole venire via per quanto si gratti, per quanto si strofini. Quindi va bene così, non possiamo farci molto altro. Ok? Adesso passiamo qua al processore, sempre alcol isopropilico, come classico, ok? E si va a pulire. Ok? Qua è più facile.
perché è una superficie molto liscia. Ecco fatto, vedete? Specchio. Uno specchio quasi perfetto. Bene. Allora, adesso a questo punto cosa si fa? Si prende il metallo liquido. Ok. E si rimette una goccia. Ok? Fate piano con la siringa perché... Specie quando il tubetto è nuovo. Ecco qua. Una bella pallina scintillante. Ok. E con il cotton fioc però asciutto. Ok, dalla parte asciutta. Andate piano piano a cercare di far aderire. Ecco, quando vedete che comincia ad attaccare. Perfetto. Lui si stende. Da solo praticamente quasi. Ok, la quantità ideale è quella che ricopre l'intero processore senza lasciare buchi o cose strane o strisce. Tipo vedete che ci sono le strisce, no, dovrebbe essere tutto uniforme, almeno a me piace che sia completamente tutto uniforme. Ecco fatto. E una bella rifinitura a specchio. Ok? Perfetto. Ora passiamo da quest'altro lato. Prendiamo di nuovo la nostra siringa di metallo liquido. Di nuovo una pallina. E andiamo a stendere, vedete come si è attaccato bene subito quando è pulita la superficie? Non fa neanche molta fatica. Ecco qua, una superficie uniforme e scintillante. Perfetto. Poi a me piace fare una cosa di questo genere. Adesso io ho bagnato di alcol isopropilico qui, ma questa è una questione mia personale, ok? E vengo qui su questo punto qua e strizzo, vedete? Vengono fuori delle micro palline di metallo liquido. A me piace recuperare anche quelli, in modo che così sul cotton fioc ne rimane il meno possibile, perché il metallo liquido costa, ragazzi. Allora io poi vengo qui e mi aspiro la pallina. Basta, finito. Così non ne viene sprecato neanche un pochino. Puliamo bene attorno, che non ci siano residui di metallo liquido in giro. Ok? Perfetto. Adesso, con delicatezza, ok? Aspettate che torno indietro con la visuale. Posizioniamo la scheda, ok? Piano, non serve fare chissà che cosa. Ecco. E andiamo ad appoggiarcela sopra. Con calma, pazienza, non c'è da aver fretta. Ok? In questo modo tutto il metallo liquido è rimasto lì. Se ce n'è troppo, potrebbe gocciolare in giro. Va bene? Deve essere la quantità giusta. Deve essere un velo, ok? Come vi ho fatto vedere, una piccola pallina stesa bene. In modo che così rimane tutta appiccicata lì, senza creare gocciolamenti in giro, perché quando poi ci sono gocciolamenti in giro, vengono fuori i problemi. Bene, ora rimettiamo questo qua. Rimettiamo
la placca. E chiudiamo la scheda. Piano piano, un po' di qua, un po' di là. Ok? Non serve stringere a morte le viti. Appena sentite che si è chiusa, ok? Che non gira più il cacciavite, basta, è sufficiente. Non serve altro. Non andate con trapani, non andate a fare forza, non serve a niente. Va benissimo così. Deve essere solo una placca di ritenzione, ok? Deve solo trattenere in posizione, nient'altro. Ok, allora adesso possiamo rimetterci anche queste due viti qua. Ok, come prima. Questa qua. E questa qui. Molto bene. Adesso la scheda è stata fatta manutenzione, la console è stata fatta manutenzione e possiamo procedere al contrario, all'inverso. Andremo a rimontare tutto. Ok. E chiudere la console. Per il momento io stoppo qui perché comunque devo ancora pulire le placche, fargli un bagno, fargli una bella pulizia approfondita, un lavaggio alle plastiche e tutto il resto, e poi torno a concludere il video. Ok, allora a questo punto possiamo rimontare la console. Ok? Tutti i pezzi sono stati lavati, io li lavo personalmente, ok? E li lascio asciugare un paio d'ore, ok? Al sole, all'esterno. Giornate belle calde come questa, per esempio, è l'ideale. In un'ora sono già asciutte, insomma. Quindi magari smontate l'intera console, lavate i pezzi, andate a metterli fuori al sole o in un posto caldo, insomma, e poi vi mettete a fare la scheda o a fare altro, insomma, nel mentre che si fanno le cose, intanto si asciugano le plastiche. Allora, spostiamo questo che per il momento non ci serve, dobbiamo preparare alcune cose prima. Allora, intanto prendiamo la nostra barra, chiamiamola così, ok? E la riposizioniamo, perché questa è la prima cosa che va fatta, ok? Qui c'è una piccola clip, va bene? Una volta fatto questo, ricordiamoci. Allora, questo cavetto intanto lo mettiamo da parte, le antenne le spostiamo, ok? Bene, adesso prendiamo l'alimentatore. Eccolo qui, l'alimentatore, ci sono diversi alimentatori, questo, ok, ha il cavo, i cavi antenna girati in questa maniera, va bene? È possibile che magari si smontino, eccetera. Riposizionateli, ok? C'è una clip qui, vanno posizionati di qua, loro partono da qui, ci sono dei punti di ritenzione qua, passano di qua e vengono fuori, ok? Allora, inseriamo prima qui, all'interno del buco. E tiriamo fuori i due cavetti. Ok? Li teniamo fuori. Se no, diventa un incubo tirarli fuori. Molto bene, spostiamo le antenne. Ok, adesso possiamo mettere il blocco della scheda. Ok, posizioniamo il blocco della scheda e facciamo sempre attenzione a questo qua. Perché sennò finisce sotto. Ok, dovrebbe andare dentro da sola. C'è questo perno qui e questo perno qua che si infilano all'interno dei buchi della scheda. Ok? E potrebbero essere loro, cioè loro sono indicatori, ok, di posizione. Quindi eventualmente magari se non è posizionata bene, questi qua non entrano nel loro buco. Ok, dopo a questo punto possiamo rimettere a posto questo cavetto qua. Ricordiamoci, deve passare al di fuori del buco della vite, ok? Qui lungo la parete e in mezzo ai due cosi qua. E lo possiamo collegare, ok? Lo colleghiamo e ci mettiamo del nastro sopra.
piccolo pezzetto di nastro trasparente, va benissimo, non serve tantissimo. Ecco, tutto qua. Possiamo già anche ricollegare queste antenne, ok? E anche queste hanno il loro passaggio all'interno qui. E dopo sono posizionate così. Nero sotto e bianco sopra. È indifferente il posizionamento delle antenne. Potete anche, non serve necessariamente che ci sia un ordine. Io preferisco fare così perché RB sta per B, sta per Bluetooth, V sta per Wi-Fi, ma a me piace pensare B sta per Black, ok, nero, e W sta per White, bianco, ok? In questa maniera, ok, ci sono dei modelli in cui, per esempio, il cavo nero è di colore blu, ok? B sta per blu, uguale, non cambia niente, ma queste non ancora, va bene? Ora possiamo mettere la placca. Ecco qua. Però prima dobbiamo andare a ricollegare il cavo. Quindi inseriamo il cavetto e spingiamo. Basta, nient'altro, fino a sentire un click. Ok? A posto. Inseriamo già anche questo piccolo cavetto. Molto bene. E adesso posizioniamo la nostra placca. Ok. Ora le viti. Anche queste non serve stringerle a morte. Ok? Si fanno arrivare fino in fondo. E basta. È possibile che alcune viti, ok, mi è capitato, sono un po' malformate, ok, di fabbrica, vengono prodotte un po' male. E eventualmente potreste avere problemi ad inserirle. Nel senso che nel momento in cui andate ad avvitare la vite, cosa succede? Vi fa molta resistenza. Provate eventualmente a toglierla, a rimetterla, o metterla in un altro buco, vedere se cambia qualcosa. Ma mi è capitato che le viti, alcune viti, vengono prodotte in una specie di forma triangolare, non sono perfettamente circolari, e questo comporta appunto la difficoltà, ok, ad essere avvitate, perché quando vengono avvitate in fabbrica, ovviamente i robot o chi fa qualunque cosa faccia l'assemblaggio, gli importa proprio niente della malformazione della vite, lui prende, va, avvita e basta. Ma noi che abbiamo la sensazione, ok, che magari si avvita un po' male, eccetera, diamogli un'occhiata per verificare che sia tutto a posto. O magari possiamo anche cambiare vite, se ne abbiamo altre a disposizione, volendo. Ok, siamo arrivati di nuovo a questo punto qui, dove ci va quella nera, ok? Quella specifica per questo posto.
Molto bene. Abbiamo terminato. Possiamo anche pulire le ditate. È una cosa un po', come dire, superflua, ma sapete. Comunque. Bene, allora adesso possiamo pensare alle antenne qui. Di nuovo, questa e questa. Fate attenzione a centrare il punto. Se sbagliate, potete rovinare il connettore sia sulla scheda che sul cavetto. Ok? Anche qui potete poi eventualmente mettere tutto con un pezzetto di scotch, di nastro trasparente. Se avete tenuto salvi i cosi, vi basta solo rimetterli in posizione e sperare che si attacchino di nuovo. Non hanno una colla molto forte. Una volta che li stacchi, va un po' a fortuna. Molto bene, ora possiamo andare a mettere il nostro lettore. Eccolo qui. Alziamo il cavetto e lo mettiamo in posizione. Questo angolo qua deve corrispondere. Ok, prendete come riferimento questo. Dopodiché prendiamo il cavetto, lo infiliamo senza forza. Non serve molto e lo spingiamo finché non sentiamo click. Basta. Lo facciamo anche di qua per la scheda. Spingiamo finché non sentiamo click. Molto bene. Ok, adesso il lettore è ancora volante perché sono le viti della scocca che tengono il lettore in posizione. Quindi prendiamo la nostra scocca. Eccola qua. Controlliamo bene tutti gli angoli, dappertutto, che non ci siano tracce di acqua ancora, di umidità, qualsiasi punto all'interno, soprattutto all'interno, ok? Angolini qui per esempio, eccetera, se li avete lavata. È possibile anche fare tranquillamente con una spazzolina, o magari con il compressore, vi è sufficiente a pulire la polvere, magari non vi interessa pulirla proprio finemente. Fino all'ultimo granello di polvere, vi basta fare una semplice spolverata e via. Potete anche farlo, non è necessario lavare per forza una console, anche se io lo consiglio perché in questo modo la micropolvere non attira ancora polvere e quindi si attacca, si impasta un po' tutto, non è il massimo, insomma. Ok, allora adesso abbiamo questo in posizione e però vedete, io mi sono già dimenticato questa qua. Ok? E siccome questa se ne salta fuori ogni volta e io mi dimentico, potrebbe capitare anche a voi. Quindi girate, posizionate. Ok? È possibile che se fate così, vedete? Vedete che è caduto? È difficile e potreste eventualmente provare a fare così. Lo mettete lì in posizione, ok, e ci andate sopra con la scocca. Magari se vi aiutate con delle pinzette, forse potrebbe anche essere una buona idea. Ok, per posizionarlo meglio. Ok, perfetto. Questo in caso queste gommine qua, queste spugnette non vogliono stare al loro posto. Cominciamo pure con questo. Allora. Così se ne sta fermo. Mettiamo pure il cavetto.
Ecco fatto. E adesso andiamo a posizionare tutte le viti. A me piace cominciare da questa qua, ok? Che è l'ultima, questa qua argentata che rimane. Ogni tanto me la dimentico questa e mi rimane fuori dalle console. Se ve la dimenticate, è possibile che la console crea vibrazioni, ok? Perché questo qui serve a tenere fermo il lettore, ok? E questa parte qui, se non sta ferma, tendenzialmente vibra, ok? Va su e giù, eccetera, mentre il lettore sta funzionando. Quindi potrebbe crearvi rumore. Dopo, adesso vi mostro anche la differenza per tutte le viti, così in caso vi siete sbadatamente dimenticati di scrivervi, mettervi nota su dove andavano tutte le viti, adesso ve lo spiego io, ok? Allora, ci sono diverse tipologie di viti. Spostiamo la console un attimo e avviciniamoci. Allora, vediamo di fare una cosa fatta bene. Cerchiamo almeno di fare una cosa fatta bene. Ok, e in più queste qua. Va bene? Ci siamo? Aspettate che sposto un attimo. Ok. Allora, queste sono le diverse viti che ci sono, ok? Queste che vedete sono diverse da queste perché vedete il filetto è diverso, ok? Questi sono filetti da plastica e vanno in quei buchi appositi dove appunto si aggrapperanno alla plastica. Questi invece sono filetti da metallo, ok? Si aggrapperanno nei punti dove ci sarà il metallo sottostante del buco, ok? Allora, quelli da metallo ci sono due tipologie diverse, ci sono quelle posteriori, ok? E quelle superiori. Quelle posteriori si notano comunque anche per la loro lunghezza, ok? Vi ricordate le due viti posteriori? Aspettate che vi mostro. Ricordate le due viti posteriori che andavano qua dietro? Qui e qui, ecco, queste due viti lunghe vanno proprio qui, ok? Una e due. Andiamo a fissarle. E siamo a posto, ok? Tenetevi la console, perché sennò si apre tutto. Dopodiché, allora, abbiamo 6 viti uguali, ok? Di media lunghezza per plastica. Queste 6 viti qui vanno esattamente in questi punti qua. Aspettate che mi sposto le viti. Ecco, allora, queste 6 viti sono uguali e vanno rispettivamente in questo buco. Questo buco, questo buco, questo, questo e questo. Qua ricordatevi, ci sono due buchi e io lo sto mettendo su quello superiore, ok? Sopra. Dopodiché, ci servono due viti di queste da metallo, ok? E le dobbiamo posizionare una qui e l'altra qua, sull'angolino qua. Vedete? Eccolo. A questo punto, queste che vi rimangono sono quelle della ventola. E queste due super lunghe andranno qui e qui, rispettivamente agli angoli. Ok? Una volta che avete fatto questo, potete andare ad avvitarle tutte. Ricordo sempre, non stringere a morte, non serve. Appena sentite che si è posizionata, basta. Si
Se sentite eventualmente anche un'altra cosa, ok, quando andate ad avvitare, ok, con due dita, io non riesco a girarla con due dita questa vite, perché? Perché non è nello stesso identico filetto del buco di quando l'abbiamo rimossa, quindi dobbiamo girare in senso anti-orario, sentire uno scalino, di solito si sente lo scalino, piano piano, facciamo anti-orario, finché non sentiamo click o uno scalino, e in teoria dovremmo essere nella posizione vecchia, ok? Perché vedete, con due dita io a questo punto riesco a girare la vite, ok? Molto bene. Purtroppo, quando si tratta di viti, quelle da metallo possono fare comunque un po' di resistenza, ma vanno giù lo stesso, non hanno problemi di filetto. Quelle di plastica, invece, hanno questo problema e possono danneggiare i buchi delle viti, ok? Se vanno giù in maniera sbagliata, ok? Perché la vite, quando viene messa di fabbrica, viene avvitata e viene creato questo nuovo filetto, ok? Nuovo, vergine, ok? La plastica vergine viene autofilettata dalla stessa vite che viene inserita. E quindi ogni volta che noi andiamo a inserire la vite in modo sbagliato, è come se stessimo creando un nuovo filetto, quindi sentiremo molta resistenza, e questo può comportare anche un'altra cosa, il fatto che la plastica stessa viene stressata nuovamente, e quindi il buco potrebbe allargarsi, creparsi, la plastica interna potrebbe creparsi, e dopo a quel punto la vite non si avviterà più, girerà a vuoto, perché non è più aggrappata alla plastica. Quindi bisogna fare attenzione anche a questo. Molto bene, ora possiamo prendere la ventola. Eccola qua. Ventola ripulita. Ok, una bella soffiata dovrebbe essere sufficiente. Va bene? Ok. Prendiamo la nostra ventola, la mettiamo in posizione. Ok. Gli attacchiamo il cavetto e andiamo a rimetterlo in posizione. Ok. A questo punto possiamo prendere la nostra copertura qui e rimettercela sopra. Ecco fatto. Ora possiamo prendere la nostra griglia che era sopra alla ventola. Ok. La posizioniamo. C'ha un suo verso. Vedete, qui c'ha il metallo appositamente piegato per consentire ai cavi di essere appoggiata. Ok. E allora adesso le viti per la ventola sono quella piccola qui, piccolina da plastica, in questo buco qua. Ecco fatto. Poi quella lunga da plastica, in questo buco qua. E le due rimaste da metallo, una qui e una qui. Basta. Se avete fatto tutto giusto, non dovreste ritrovarvi nessuna vite mancante. E aver completato la pulizia della console. Ora non vi resta che chiaramente rimontare le placche. Eccola qui, bella placca scintillante, nuova. E allora, come prima, allora noi la posizioniamo più o meno, ok? Vedete che poi comincerà ad andare nel suo posto, e gli diamo un colpo qua dietro, ok? Dovreste sentire qui che va in posizione. Vedete che ancora non è andata in posizione. Ecco, adesso è andata in posizione, ok? Non si muove più, vedete? Si è bloccata. Perfetto. Adesso giriamo dall'altro lato. E andiamo a mettere l'altra placca. Fatto. Ecco, se siete stati bravi,
vi sarete ricordati che mancano le griglie qua. Quindi riapriamo e mettiamo le griglie. Le due griglie sono diverse una dall'altra, ok? Quindi fate attenzione. Sembrano uguali, ma hanno il verso cioè hanno il verso delle griglie in maniera opposta. Questa ha le griglie che vanno così, quella ha le griglie che vanno di là. Ok? Infiliamo l'angolo di qua, infiliamo l'angolo di qua. Ok? Questo è ancora alto. E poi premiamo giù. Basta. Ora possiamo chiudere questo lato. Molto bene. Giriamo. Apriamo. Posizioniamo. Angolo sopra, angolo sotto. Ok. Questo è ancora libero. Poi premiamo giù. Fatto. Avete pulito una PS5. Riposizioniamo, chiudiamo. Molto bene, ecco, tocco finale, diamo una passata con il panno in microfibra, così togliamo tutte le ditate, le sgrassate che ci stanno sopra. Ecco qua, console come nuova. Ecco qua, ultimi consigli finali. Allora, come sempre dico a tutte le persone che mi portano qua la console, le PS5, ma tutte le console sono oggetti che producono calore, va bene? Noi non sopportiamo il caldo e neanche loro sopportano il caldo, va bene? Non si lavora bene al caldo, giusto? Quindi, per evitare accumuli di polvere, come si fa ad evitare accumuli di polvere? È molto semplice. Coprire la console, ok? In posizione orizzontale sempre, per questione di problemi si sa, al metallo liquido. Il metallo liquido deve stare in posizione orizzontale, ok? La polvere vi basta, sul serio, uno straccio. Prendete uno straccio e la coprite, ok? Adesso, chiaramente, uno straccio grande quanto la console, la coprite, ok? In modo che la polvere si attacca qui e non sulla console. Cosa succede quando noi andiamo ad accendere la console? Che la polvere si è attaccata ovunque, si è attaccata qui, ok, si è attaccata già sulle griglie, e la polvere va ovunque, specialmente quando le console sono state utilizzate così. Vedete, la polvere entra da qua, ma tantissima ne entra di polvere, perché la polvere dell'aria poi si appoggia qui sulla prima superficie che trova, ok? E quando si va ad accendere la console, chiaramente la ventola comincia a girare e fa da aspirapolvere, perché qui sono, queste qua sono griglie, ok, studiate per aspirare l'aria, e la espelgono, la console espelle l'aria da questa griglia qua posteriore, ok? Quindi prendete la console, la coprite. Ho visto anche su Amazon, ci sono delle cose fatte apposta, delle custodie, ok, in tela con la zip, e si chiude la console. Questa è una cosa un po' più elaborata, sinceramente. Magari se è più facile prendere un telo, la si copre, si tira via il telo e si comincia già a giocare subito, piuttosto che stare lì, togliere la copertura con la zip, tutto il resto magari è un po' più laborioso, no? E poi, per quanto riguarda normale manutenzione, queste qui sono console che chiaramente hanno bisogno di manutenzione, come anche le precedenti console, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox, tutte le console alla fine. Qualunque cosa che produce ed emana calore e che ha una ventola deve essere pulita dalla polvere, almeno una volta all'anno, specialmente, o preferibilmente, si può dire meglio, nei periodi che precedono l'estate, tipo in primavera, ok? Sappiamo che da maggio in poi cominciano a salire anche le temperature. Bene, maggio, aprile, portate la console a fare manutenzione. Fategli manutenzione se ne siete in grado voi, ok?
ma fatelo ogni singolo anno, va bene? Come sempre, se non vi fidate del discorso del metallo liquido, pulitela e portatela da qualcuno a fare per il metallo liquido, ok? Perché eventualmente nel tempo si possono comunque creare delle zone, come dicevo, ossidate sopra al processore e possono causarvi problemi di surriscaldamento, perché il processore non è a contatto, non c'è nessuna interfaccia che trasferisce il calore dal processore al dissipatore, ok? E il processore chiaramente si surriscalda, è una cosa normale. Quindi, se osservate queste cose qua, tenete la console in orizzontale, la tenete coperta, ok? Quando non la usate, così quando tirate via il telo, almeno la polvere è tutta sul telo e non sulla console. Questo vi permetterà di mantenere la console più a lungo e in maniera più efficiente, ok? In modo che non vi dia praticamente quasi mai problemi di surriscaldamento, ok? Se abitate in una zona dove c'è tanta polvere, tipo in campagna o roba del genere, quello magari. Ecco, è una cosa da osservare più scrupolosamente, no? Anche tenere pulito il proprio posto. La console deve essere anche in un ambiente libero. Per esempio, se io la posiziono qui, va benissimo. Ho tanto spazio, tanta aria, ok? Che la console può aspirare tranquillamente. Se noi la mettiamo in un cubicolo, in una scatolina, capito? In una scatola da scarpe, chiaramente la console non respira, no? Ok? Deve essere un ambiente ben areato attorno, ok? Va bene ragazzi, spero che questo video sia stato utile per molte persone. Iscrivetevi se volete altri video tutorial, simili, uguali più o meno, quando mi capita magari di poter fare un video tutorial. Se volete rimanere comunque anche sul canale per guardare riparazioni, vi interessa questo campo, iscrivetevi. Lasciate un commento se vi serve qualche aiuto, qualche suggerimento in più che magari non trovate nel video, potete scrivermi sotto nei commenti, va bene? Ciao a tutti, ci vedremo in un prossimo video.